Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere le calze che ho preparato, le calze della Befana, diciamo, che ho preparato, le porterò al mercatino domenica. Spero piacciano, insomma, vado alle ciance, ve le faccio vedere. Questa è stata realizzata con l'aiuta, quindi l'ho anche foderata, come potete vedere. E poi ho messo un bellissimo bottoncino così, del pizzo, i fiocchi, e questi sono dei fiocchi di neve di gomma crepla glitterata. Questo smerlo è stato fatto con una fustella e con la BigShot. È molto bella, poi il colore è bellissimo. Peccato che l'aiuta a sfilacci molto e quindi non si presta tanto ai lavori di cucito, diciamo, perché è rigida e sfilaccia, quindi vuole sempre foderata. E poi ho fatto questa, che è in verde. Questa è in panno lenci e avevo ancora un pezzettino di tessuto di Hello Kitty, quindi ho voluto prepararli così, con la fascia di Hello Kitty, il fiocchetto. Sono abbastanza grandi, come calze, alcune sono 15 per 15, no, che sto dicendo, forse 20, 25. Aspettate, li misuriamo, così tagliamo la testa al toro. Eccola qua, 31. 31 e larga 13, ma alcune sono anche più larghette. E qua ho messo non è una fustellata, diciamo che è il negativo di un'altra fustellata piegata, insomma ce l'avevo, mi è piaciuta e l'ho messa, figura l'alberello. Poi ne ho preparato una in viola, molto carina, sempre di Hello Kitty, questa l'ho bordata in giallo, messo il fiocchetto e l'albero di Natale. Così. Questa è in rosa, la classica. Rosa per le femminucce, sempre di Hello Kitty, sono molto carine. Non ne avevo mai fatto. A dire che quando avevo i figli piccoli le compravo e non le facevo io. E quest'anno mi andava di farla e ho provato e sono uscite, diciamo, accettabili. E quindi ne ho fatto altre. E poi questa, l'ultima nata, questa mi piace molto, è bellissima, con questo panno lenci. Ed è quella che andremo a fare insieme, quindi nel tutorial. Se volete vederlo, vedere come l'ho realizzata, è semplicissimo, proprio facile, facile, facile. Vi consiglio di seguirlo e vi consiglio di farle anche voi le calze della Befana. Guardate che carina, ho messo del pizzo, una fustellata, una stella di Natale e dell'altro pizzo. Questo pizzo ce l'avevo da tantissimo. L'avevo comprato per fare il vestitino a mio figlio da pirata. Il pirata elegante, diciamo, e quindi me lo sono ritrovata perché ne avevo preso in abbondanza. E piano piano, quando i progetti lo richiedono, io lo utilizzo. Niente, cosa dite? Vi piacciono? Se volete vedere come le ho realizzate, seguite il tutorial. Ciao, buona visione! Dunque, per fare la nostra calza servirà del panno lenci messo doppio. In questo modo qui. Io ho scelto questo colore, mi piace molto. Poi un altro colore che stacchi un po', quindi io ho scelto il grigio e ho tagliato sopra la calzina, come se fosse la parte delle dita, e la metterò qui. E vi dico quanto misura la calza, poi voi potete farla della misura che volete. La lunghezza è alta 30 per 14, quindi voi la fate come volete, vi scaricate il modello. Io il modello ce l'ho, ma non so dove sia andata a finire, quindi ho appoggiato questa calza qui che avevo già preparato col modello e vedete, l'ho ritagliata proprio giusta. Quindi tagliate tutto attorno al modello, giusto, senza lasciare margini di cucitura, perché poi andremo a cucire proprio nel bordo. Poi io mi sono scelta col colore di contrasto col grigio questa fustellata qui, fatta con questa fustella, che sono le casette di Tmall's. Vi metto il codice, è 656919 e andrò a posizionarla qua. Poi ho scelto un pizzo, mi piaceva l'idea del pizzo,
Non lo so perché, mi piace. Quindi andrò a metterlo così, le casette così. E poi mi sono fatta una fustellata della stella di Natale, che è questa qui. Il codice è questo, 658261. L'attaccherò tra di loro con la colla a caldo, ho fatto tre fustellate di misure diverse così, e poi la puntina è il colore della calza, e andrò a sistemarla qua una volta che è terminato. Poi pensavo di mettere un altro pezzo di pizzo qui. Forse. Direi che mi piace così. Quindi ci serviranno, va bene, le forbici, la macchina da cucire, se volete cucirla con la macchina da cucire io userò quella, altrimenti anche col punto festone e a mano non c'è importanza, però io per fare prima userò la macchina da cucire. Quindi le forbici, il filo in tinta col pannolini che avete scelto, spilli, la colla a caldo per eventuali addobbi, e niente, cominciamo. Io ora mi separerò i due pezzi e andrò a cucire con la macchina questo qui, solo questo lato qui, perché poi questo lo prenderò insieme all'altro pezzo della calza. Poi passerò a macchina anche qua e il pizzo qui, perché il pizzo lo metterò solo dalla parte, diciamo, anteriore. Quindi ne avevo tagliato un pezzo più piccolo, già pronto, eccolo qua. Così. Quindi passerò a macchina questi pezzi. E eventualmente anche questo. Quindi lo taglio a misura. Così. Cucio a macchina questi tre pezzi con questo lato qui. Ecco qua, cucito tutti i pezzi. Vedete che mi sono messa anche gli spilli, perché poi qua darò qualche punto di colla. Qui è un punturato, qui l'ho lasciato libero, anche qui. Ora andiamo a sistemarci. Qua ho attaccato una solita handmade, così si vede che è fatto a mano e non è una cineseria. Che ci tengo a precisare che il lavoro fatto a mano è tutta un'altra cosa di quello fatto in serie. Dunque, sovrappongo la calza, la prima, quindi il retro, con la parte superiore. Questa volta, invece di fare come al solito, le due parti, diciamo, esterne che combaciano, noi la mettiamo direttamente così, così come la calza si presenta, perché tanto dovremmo cucire proprio nel bordo. Io, come al solito, mi metto gli spilli perché mi tiene il lavoro fermo. Mi tengono il lavoro fermo e quindi non si sposta. Me ne metto un po'. Si potrebbero fare anche dei punti lenti per tenerlo più fermo, però con un bel po' di spilli ci agevolano il lavoro. Non so che cosa sto dicendo, però sono abbastanza stanca oggi. Ho rovesciato gli spilli non so quante volte, domani ne troverò tantissimi in terra. Va bene. Ora, dopo aver messo tutti gli spilli, cucio a macchina proprio vicinissimo al bordo, tutto attorno, lasciando aperto questo, perché qua poi ci servirà per infilare i dolciumi, i regalini, eccetera, eccetera. Quindi tutto attorno. Ci vediamo dopo. Ora che è tutto cucito, vedete come qua sono entrata un po' in dentro perché voglio ritagliare bene, vedete che ce n'è un po' in più fuori, quindi tolgo gli spilli. Questi qua li lascio perché voglio mettere due puntini di colla e comincio a ritagliare bene. In questo modo, cercando di non lasciare becchetti, non so come li chiamate, sporgenze, ecco, in italiano. Metto qui.
qui. Facciamo tutto il tessuto in eccesso, che aia, attenta, ecco. Tanto per me pungere è all'ordine del giorno, quindi non c'è problema. Lo stesso faccio qui, adatto un po' che c'è un po' di tessuto in più. Ce n'era un altro qui, spillo, mi sono beccata tutto nella mano. Ecco qui. Ora controlliamo bene se c'è qualche altro becchetto. Ecco qui, si può dire che la nostra calza sia pronta, è velocissima da fare, eh? La può fare anche un principiante, direi. Sì. Ora non ci rimane altro che assemblare la nostra stella di Natale e incollarla qua. Stavo dimenticando di una cosa importante, è il nastrino per appendere, che andrà qua. Quindi io taglio i fili. Non so se metterlo con la colla a caldo, ma sì, dai. Lo sistemiamo qua dietro la stella. Mettiamo un bel po' di colla. E voilà. Abbiamo sistemato, aiuto, tutti i fili. Io non mi combino mai in un giusto. Ecco qui, poi devo fermare questi fili che ci sono dietro. Pensavo di mettere anche questo, che gli dà un po' di luce, così. Però siccome ho mai cucito, penso che lo metterò a mano. Quindi faccio una piccola cucitura a mano con un sottopunto. Ecco qua la calza finita. Cosa ne dite? Vi piace? Ho attaccato anche la serpentina dorata. Qua andrà appesa. A me piace tantissimo, soprattutto in questi colori. Se il progetto vi è piaciuto, tanti pollici in su e lasciatemi tanti commenti per farmi sapere che cosa ne pensate. Ciao, a presto, al prossimo video.